E bentornati sul canale, io sono Iota e oggi proveremo di nuovo questo gioco in preview. Perché non so perché ho premuto esci dal menu e è uscito il gioco, exit game, non lo so. Riproviamo, allora, settings. Ok. Ah, è l'ESC. L'ESC esce. Ok, cosa devo fare? Drive ready. Ready. Che bello. Sono anemoni? Coralli? Comatello S. Ok, sono una nave. USD fa go go go. Ah no, vado avanti. Ok. ROV camera. No tutorial, no niente. Let's get started first circle camera around. Middle button. No, aspetta, 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 aspetta. Non c'è un modo per tornare indietro? Help. Io c'ho il bottone centrale del mouse che è rotto. Quindi non posso fare sta cosa. Devo cambiare il mapping. Ok. Settings. Risoluzione, eccolo qua. No, sei gameplay. Questo. Allora, vediamo un attimo. Left bottone, stick. Se no dovevamo giocare con quello. C'hanno sto vizio di mettere sempre. Middle button, eccolo qua. O left trigger. No, middle button, metti questo. Ok. Perfetto. Ci siamo, altri settaggi. Pipporino. No. Ok, andiamo. Aspetta, Dives, ready to check. Tum. La canzoncina è un ritornello che ci sta. Un bel jingle. Comatodel, ok. Questo programma aggiunge le tue skill durante il controllo. Oh, adesso sì che ci siamo. Io c'ho un quadrino piccolissimo. Press S, ext focus button. E qual è l'ext focus button? Ext focus button, qual è? Non lo so. Se non mi dici ext pressing ext, cos'è l'ext focus button? Che ne so, canc ins. Sto prendendo tutti io. Y è il dock. J, eccolo qua, J. Quindi J fa l'ext code button. SR, R, S, vabbè. AC. Ah, posso premere da qua AC, cosa vuol dire? Non ho capito. V, S, Q. Devo andare nell'area marcata alla mappa. Ok. Beh,
prendiamo la mappa al main. Premi M button. M. No. M mi pare quello però. M map nella main view. Questo? Ah, questo bottone. Ok. Ah, adesso vediamo la... Ah, ok, vediamo la mappa. Importanti informazioni. Ok, scansa. Tu puoi zoomare. Ah, ok. Good. Reach quello. Ok, questo è un po' meglio perché fa meno casino. Adesso raddrizziamo la rotta e andiamo verso il luogo. Now zoom out, find a circle. Io che swap the camera, map view. Vabbè. Eh no, mentre premo questo non lo posso fare. Ah, no, così. Che casino che fa. Focus la camera to the rover and bring the main menu. AC. Ah, C lo, lo... Press dock button. Dock! Ben fatto. Ready to be lift. Press reel up button. Questo? C'è una persona. Sta tirando su questo. Frame down button. Qual è il frame down button? Questo? Questo. Ma andiamo sott'acqua, quindi questa qui ci fa vedere quello che vediamo sott'acqua? Ah, questo è interessante. Pensavo fosse di combattimento, invece no. Quindi devo fare release adesso, infatti. No, reel down però. Ah sì, ok. Un po' lento però. Fico! Se andiamo sott'acqua a vedere i fondali mi piace. Invece del solito combattimento. Quando hai la luce accesa, a volte il movimento della nave porta il rover to release depth. If they go turn off. Sto scannando la profondità. Accendiamo la luce. FT up o giù. Bottone rock cam. Acqua. If you look map view group. Tu vedrai che c'è un bottone di R attivo. R. Adesso lo vediamo qua. Muovere la camera. Ah, così. Return. Now dock the rover back with the ship reel frame unreal. Volendo. Allora, prendiamo di nuovo dietro la roba. Ci abbiamo anche un sonar. Poi prendiamo questo, se non mi ricordo male. Frame. C'è troppo blur, secondo me. Ok. E poi devo...
Real frame in Unreal Dock. Ok, e poi c'era un altro tasto da premere. Unreal Dock. Mi ricordo più. Non mi ricordo più come devo fare dopo per andoccare, perché non mi indocca. Ok. Ah, aspetta, forse me lo ri... Eh no, così fa così. Così era. Devo appoggiarlo qua sotto. Vediamo. Sì, infatti, deve essere appoggiato lì. E adesso andiamo in go. Questo si può togliere. Ok, per completare... hai completato questo tutorial. Cross border of the map. Exit drive. And press quick button. Se vuoi ripetere il dive, you can access dive log. No. Ok. Come faccio a uscire? Cross the border of the map. Ah! Devo attraversare il bordo della mappa. E attraversiamo il bordo della mappa. Che casino che fa? Ok, done. 200 XP. Ok, ci sono new dive available. Training. Certificazione 2. Ma mi fa fa stessa roba? Perché non posso... Penso che posso andare di qua. Mi fa vedere un'altra cosa, no? Vediamo. Sono ignaro di tutto ciò. Comatello. Mi sa che siamo ripartiti allo stesso punto. Durante questo immersione, il controllo del binding, questo bottone alla console saranno disabilitati. Undock, deploy and release the rov. Ok, undocca. Rilasciamo. Facciamo un T2. Andiamo di qua. Non so cos'è la C. Ancora non l'ho capito. E buttiamola giù. Ok, quindi... L'ho fatto. Undock, reel, frame out, unreal. Devo rifarlo di nuovo? Vabbè, ritiriamo su. Sembra un cretino fare queste cose però, eh. Cioè, visto un omino passare prima, cioè, non c'è più. Forse faccio troppe cose contemporaneamente, in teoria no. Doc.
Undock. 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 Poi. Real. Facciamo le cose come dice lui. Ok. Poi. Frame out. Non so cos'è il release. Fuori. Perché io il release non ce l'ho. Lui forse lo vuole lasciare, ma io non ce l'ho. Release. Quick exit. Il release mi manca. Signori, ci siamo bloccati. Release. Oh. Ma poi la camera è offline. Forse vuole andare ancora più giù. E come si fa a rilasciare? Sto provando, ma... Non lo so. Forse questo. No. Fino a quando è giù non posso muovermi, quindi... Si è buggato? USD, Ray Bragger, mouse, camera, zoom. Undock, release, frame out. Decente procedura. Undock, release, frame out. Frame down. Unreal. Red Ren Go, Light Go e release. E non c'è la Light Go. Unreal Time Compression. Controller Low TMS. E non c'è. Place. H. Unreal Tether. Frame down, frame up. Ma forse devo stare così un po'. Vediamo, fammi vedere. Allora, questo qua cos'è? Camera, camera, camera. Il problema è quel release che non capisco. Ok, questo è il frame e questo è il reel. Va bene, down ce l'abbiamo. Ah, la C che cacchio era? Auto centra... Ah, ok. Perfetto. Che cacchio ne so? Faccio così. Unreal. Riproviamo, rifacciamo la versione indietro. Ok. Frame. Frame out. Non c'è il frame in. Vediamo. Secondo me vuole che io lo butti giù, però se lo butto giù lo posso governare. Qualcosa che non va. Allora, come si fa a ripetere sta missione? No, Quick. Ah, forse. No.
rifacciamola. Allora. Drive start. Già. Allora. Durante questo dive contro il wind sono... Allora. Undock. Reel. Frame out. Unreal. Release. Signori, io non l'ho capito. Dov'è release? Go. Vai. Ah, devo premere di nuovo su go. Ma va, fa un bagno. Ok. Prima che tu hai il controller ROM, tu devi scendere 40 metri e stop. 40 metri. Accendiamo la luce. Light. Altitudine 40 metri. Sono a 134. Quanto sono? 109. Press the control button. No, no, ancora, ancora. Che cacchio è il controllo bottone? Ah, questo. TMS button. Cacchio, si è andoccata. Cioè, vuoi dire che io adesso posso andare con l'horover? Hovering add stabilità in controllo è VSD. Aspetta, dobbiamo scendere a... Ascendi, scendi... RF. Stiamo andando giù, eh. Così ci fa luce il coso. VSD R. F. Suppongo che F sia scendere. Disengage rover. Per andare più veloce, vediamo un po'. Detector is really short, but you can make follow automatic compensate. Press depose button. Che è il depose button? Questo? No. Depose. Ah, questo. Che non so cosa significhi. Adesso la nave segue il rover. Ok. Ma io voglio andare giù. 50 metri. Non ho capito se questa è la profondità o questa è la profondità.
Vediamo se riesco a portare la nave. Là. Gira. La nave? Non lo so. No, io sono dall'altra parte però. Vedo la freccetta gialla che è dall'altra parte. Eh sì. Ok, fermi tutti. La freccetta gialla sono io. La vedete qua dove c'è il mouse. Praticamente. No. La C non funziona, M. Facciamo così. Ecco. Centriamo su. Stiamo sempre dietro. Andiamo giù, in profondità, scendi, scendi. Sai che cacchio c'è sotto? Adesso sì che ci muoviamo più veloci. Devo disingaggiare il rover. C'è l'ultimo controllo da vedere, il VBC, Variable Buoyancy Control. Il ruolo naturalmente buoyant, che non so cosa vuol dire buoyant, cioè non ho assolutamente la più pallida idea, lo andrò a cercare proprio in real time con voi. Buoyant. Buoyant. Che vuol dire? Non esiste. Boh. Buoyant. Non lo trovo. Buoyant. Galleggiare. Ok. Galleggia. Vuol dire galleggiando. Buoyant. Galleggiando. Praticamente è questo, galleggiando. Ops, ho preso dentro il mouse. Buoyant. Ok, galleggerà in ascendente, discendente senza usare l'engine. Cambia il galleggiamento di Den da ROV a 4 per ritornare neutrale. VBC down. Ok, VBC. VBC down. Mi piace sta cosa. Però non so dove lo cambio. Ah, il den deve essere 4 per essere eccellente. Over. And depose. Ora ci mette depose. Press up button under the raw camera. Up. R button. Ah, per farlo salire. E questa camera qua mi fa vedere che sta salendo perché vedo il cavo che si sta sfluffando. Si sta fluffando.
troppo lento però. Shift, Alt, Lockdown. Ora premi UD button, HUD button, turn HUD on. Aim the camera at the center. Ok, ci sono. Locked. Centrata la camera scende until reach the base. Ah, adesso sta salendo, si vede, ok. Impress TMS button, questo qua. Scan, non lo fa. Un po' lento però, eh. Ma dovrebbe diminuire. Ah, ma io premevo un altro tasto, signore. Premevo E. Scusate. Per un po' ho premuto la E invece che la R. Ok. Dopo molto tempo sono arrivato a 3,8 metri. Vediamo se funziona. No. No. Non funziona il tasto TMS. Premilo, maledetto. 3,7. E a 3 metri lo prendi con le mani. Cioè, ti giuro, veramente. Snervante. Allora, in questo momento stiamo tirando su la cosa di esplorazione, la capsula di esplorazione. Siamo a 3 metri. E da 10 minuti che c'ho tipo il tasto premuto per far tirare su. Cioè, o ho sbagliato qualcosa o è veramente, veramente tediosa sta cosa. Cioè, di solito io non lascio mai nelle preview un commento negativo, né positivo, eccetera, eccetera. Non lo farò neanche in questo caso, ma devo dire che non si può. Cioè, ho sbagliato il VBC, questo qui, che dovevo portarlo a 4 invece che a 1 e quindi sono calato troppo, perché quello ti fa scendere e salire più velocemente, però il tutorial non dovrebbe dirti, attenzione, perché sei troppo lontano, se vai giù ci stai tanto tempo. Comunque sì, adesso siamo a 2 metri, andiamo veramente lenti, ci sarebbe una corda, fammi tirare sulla corda velocemente, cioè, no? Cioè il reel, mi fai tirare su il reel e siamo a posto. Invece no, te lo fa fare con la navicella. 1,34 m. Siamo attaccati. Cioè, TMS, no. Proprio vuole che si attacca. 1,01 m. Ci siamo quasi, eh. Siamo perfettamente centrati. Quasi. Ci possiamo anche spostare un po', non di troppo. Ok. Perfetto. 0,8. Ci siamo, ci siamo. È attaccato. 0,6. Siamo a 60 centimetri. Contatto. Neanche nella nave spaziale è così complicato. Allora, 4, 3... 2, 1, ready. Oh mio Dio, finalmente. Ah. Spegniamo la luce. Per favore premi il control button di ritorno alla nave. Ah, questo. Reel up. Quello passa ogni tanto. Ah, ce l'abbiamo fatta. Oddio. Maronna, è stato estenuante. Che vuole adesso? Questo.
Now dock the road back with the ship. Ok. Anche questa cosa qua. Un po' più veloce, ma forse, forse dopo con l'esperienza che accumuliamo ci fa fare cose più veloci? Non lo so, ma il Vericello è veramente lento, cioè. Capisco che la tecnologia poraccia costerà milioni di dollari, però un po' lento, eh. Ah, Rel e Release. Ok. Ret e Return, credo. Frame. Andò, Cioco. Anche sta cosa qua. Va bene. Ci devono far giocare in qualche modo, no? Undock. Quick set in band. Te lo meriti. Sì, per favore. Me lo merito veramente. Che me lo merito. Dopo essere stato 20 ore a premere un tasto, mi si è incancrenito pure il dito. Bene, siamo pronti per il certificato 3. Andiamo. Comatello S. Adesso ci farà fare lo scan, il tutorial, sicuro. Salve. Come al solito navighiamo sulla mappa. Andocchiamo. Rilasciamo sto coso. E aspettiamo. Ah, mi sono dimenticato di tirarlo su. Vabbè. Rilasciamo e aspettiamo. Aspettiamo che... Boh. Buttiamolo giù. Ah, fino al pavimento. Siamo già arrivati, eh. Novantasette, 101. C'è qualcosa. Stiamo... Il pavimento. Oh. Engage the TMS. Take down the road until the... Until 3M over the sea floor. Ah, ok. TMS. Sì. Volevo farlo. Ok. Ce l'abbiamo. Adesso... Control... Control. 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 Control, eccolo. TMS. Ok. Down. Allora, intanto portiamoci di qua perché non vedo niente. Ok. Buttiamoci giù. Fino a quando arriviamo a 3 metri dal... Quindi... Ah, altitudine 3 metri. Ok, ci siamo. Ci siamo. 7.
3 metri. Eccellente. Ora accendi il sonar. Sonar. Premendo il sonar e pinga. Now bring the front row of the camera and the main view and turn HUD on. Allora, ora prendi il front del ROV della camera nella main view. Ce l'ho. Premi add. E ogni volta queste cose non me le ricordo. HUD. Ok. Ah, questo devo prendere. Questo, così. Scan button. Scan button. Sarebbe il ping, credo. Ok. Press scan button next then HUD button. Please scan nearby poi. E non me lo fa fare. Che ho capito che devo andare là, però non me lo fa fare. The scan point interest approach it, frame it and press scan. Forse ci devo, lo devo guardare. O ci devo andare, vediamo. Dovrebbe essere qua, no? Non sto troppo alto. Togliamo la luce. No, è la mia luce. Ah, è la stella marina. Giusto casino per la stella marina. Le sto provando tutte, ma non riesco a capire come accendere lo scan. To scan a point instance, approach it, frame it. Frame it sarebbe così. Più di così. Ok. Ah, ci devi stare proprio vicino. Scannerizzato. Ok. E poi identify ubiquity là. Ok, let's bring the rover back with the ship. Ok.
Ok, allora. Mettiamola dall'alto. Ok. Agganciamola. Ok, e possiamo ritornare su. Quindi questo. Più veloce, si può fare? No. Tiriamo su. Centoventi. Questo non lo so che cos'è. Ok, ce l'abbiamo fatta. Che è successo? Incastrato, ecco. Vai su. Volendo. Ok, ci siamo. Perfetto. Frame. E nel frattempo che fremma, facciamo così. Così lo agganciamo nel frattempo che fremma. Perfetto. Undock. Oh. Quick exit. Ok, perfetto. Vediamo, vogliamo vedere l'ultima e poi abbiamo finito. Esperimento sulla piattaforma. Facciamo l'ultima. È durato un po' lungo questo gameplay. Sta preview, però siamo di notte. You have most completed certification. Ok, qualify you will have to locate esperimenti platform between due ponti. Procedi nell'area marcata. Non ingaggiare il TMS. Now descend to the free fall. Please do not engage the TMS. Descend with the rov in TMS is much slower than a rail. Ok. Buttiamolo giù.
Così è ret release. Tiriamolo giù. Ok. Stiamo andando giù, perfetto. M 1103. Controllo. Allora, sei sicuro che tu stai discendendo? Il controllo è settato su AS e focus to R. Sì, S e focus to R. La parola TC è segnata nell'oggetto scrinato. Vabbè, scendilo. TC stand of time compression allow you to accelerate time. Change the time compression factor with the key più. Ah. Cacchio, ma potevi dire prima! Che ci poteva boostare. Mi ha fatto sta fatica, mi ha fatto fa. Adesso scendiamo come dei pazzi. Sarebbe il time compression. Sarebbe velocizza il gioco perché è troppo lento. 1000 metri non ce la fai se no. Ah, non me lo fa fare più? A 32 metri? Maledetti. Sì. Ok. The platform is located somewhere with this area. Deploy the row and use sonar to ping. Ok. Allora. Non mi ricordo. Era control TMS over. Ok. Accendiamo anche questa di luce, eh? Se non c'è bisogno. Ok, allora, sonar. Ah, madonna. Vieni, vieni, andiamo. No, il più qua non funziona, signori. Peccato. Ok, scan. Scannerizzato. Before we get the platform, let's do a test. Ah. First arm run, bla bla bla.
Ok, arm. Che bel braccio. Rotate the arm in 90 gradi. Now rotate the arm back to initial position. Chi che se lo ricorda? Now close to the grip. Grip button. Turn the arm off, divisa automatica, open the grip. And press arm. Well done. Now use the arm to grab the handle to the top of the platform and take to the center of the area market. Devo prendere sto robo? Che non so da dove lo devo andare a prendere, però. Penso dal gancio qua. Credo. O forse da qua. Boh. Ci provo da qua. No. Lo potevo prendere anche da lì forse. E dov'è che lo devo portare? Nel... Ah, lo devo portare al centro della market area. Va bene, andiamo. Ma è gigante sto coso. Vabbè. Una scansione la faccio ogni tanto. Non si sa mai. Più non fu nero. Cipiri, cipiri. Allora, il concetto non è neanche tanto male. Il problema è che sto coso è lento. Ci sono? Ok. Nice. All they have to do is leave the platform on the sea floor and return the cose. Cioè tipo così. Dovrebbe cadere in automatico, no? No. Vai. È stato bello. Credo che se ne sia andato. Adesso dobbiamo ritornare noi. External. Saliamo.
Esatto. Up, oh, piano, piano. Ti è messo. Che cazzo fa? Questa cosa qua. Oh. Allora, controllo, lo togliamo. Vai. Più. No. Sì. Uno, due, tre. Manca il contatore. Cioè, manca un coso che ti dice che sei a velocità questa. Tiriamo su. Perfetto, andiamo exit. Vediamo. Ritorna. E poi lo abbassiamo. E undock. Sono stato qualificato. E siamo il pulsante di quick exit. Livello 1. Bene, allora signori, io direi che per oggi è tutto su questo giochino. Spero che vi sia piaciuto. Vi lascio il link in descrizione della demo. Come sempre, se vi va, iscrivetevi per supportare il canale, lasciate un commento e un like. E come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.